Bene, ciao Enrico, siamo qua, siamo arrivati, Ciao atterrati. Francesca, siamo atterrati. Mi piace tantissimo questa cosa che si sia rimesso mano al libro e questa nuova edizione, quindi contentissimo di chiacchierarci sopra. È una delle cose che mi sta più a cuore alla fine. So, quando racconti una storia tua che hai vissuto tu, sei tu. Quindi, bello, no? Un po' come lasciare un tuo figlioletto, metterlo al mondo e poi vedere che succederà, no? Ma la cosa importante è che l'hai scritto. Dunque, il libro che tu hai scritto ormai quasi 10 anni fa, giusto? Eh sì. 2006 ho iniziato questo anno sabbatico. Durante l'anno sabbatico lo scrivevo a puntate mentre ero in giro, quindi sì, è iniziato nel 2006. Esatto, infatti, quindi questo racconto che è contenuto nel libro insieme. Poi è un racconto che parla di un viaggio fisico, di fatto che tu più viaggi in realtà che hai fatto durante questo anno, soprattutto racconta il tuo viaggio un po' dentro di te. Assolutamente. Sì, infatti non potrei definirlo un diario di viaggio perché sono stati tanti spostamenti, non ho fatto il giro del mondo, no? Come tanti fanno durante il loro anno sabbatico, ma è stato effettivamente un passaggio interiore, no? Un viaggio attraverso una soglia che era quella del cominciare a vivere come piaceva a me, dell'autorizzarmi a questo, e quello è un bel viaggetto da fare. Per Infatti, me almeno è stato un bel viaggio. non è stato un viaggio intorno al mondo, però è stato un viaggio dentro al mondo di Enrico. Dove ti trovavi fisicamente e come, diciamo, punto della tua vita quando hai scelto lo faccio? Mi trovavo seduto a una scrivania davanti al mio computer nell'agenzia di pubblicità dove ho lavorato tanti anni e in effetti è stato un posto e un momento preciso perché era sera, mi ricordo, non so, verso le 7:30, così che stavo finendo le cose in ufficio e a un certo punto il mio corpo si è alzato in piedi. È iniziato così, cioè ha deciso lui, non io, no? E le gambe hanno cominciato ad avviarsi verso la scala che andava al terzo piano dove c'era l'ufficio del direttore del personale di quei tempi. E quindi diciamo, mi ha portato lì, no? E la cosa più bella, infatti lo scrivo all'inizio, è stato quando sono entrato dicendo, senti, ho anche un buon rapporto con questa persona, devo dire, simpatico, ma io ho deciso che voglio fare un anno sabbatico, mi Sì. dai un anno di aspettativa? E pensavo, cioè, la mia testa diceva, vabbè, adesso lanci lì, poi se ne parlerà, poi sai, in azienda le cose sono sempre lente, nelle multinazionali, insomma, i processi sono lunghi. La risposta è stata, dopo 10 secondi, sì, lo puoi prendere. E lì mi è crollato il mondo addosso, perché questo sì, io non me lo aspettavo. E quindi sono uscito dalla porta, ah, bene, bene, ma quando posso iniziare? Tra l'altro, sì, sono passati, un mese e mezzo da quando poi ho iniziato, molto veloce è stato. Quindi la tua scelta, perché io ultimamente sto incontrando sempre più persone, comunque un numero significativo che si stanno affacciando a questa possibilità di prendere un anno sabbatico o dalla propria professione, se sono liberi professionisti, o da un lavoro. E in alcuni casi è tutto un processo quello che poi porta a dire sì, ok, lo faccio o sì, ok, chiedo la possibilità in azienda. Nel tuo caso è stato un qualcosa di molto istintivo, cioè un È stato giorno. sì, molto istintivo, si è creata una condizione, perché in teoria io avevo cominciato a parlare di un anno di aspettativa perché avrei dovuto andare a lavorare nella holding che possedeva l'agenzia dove lavoravo per fare un altro tipo di lavoro legato alla responsabilità sociale delle aziende, queste cose qua, ma successe che il mio futuro referente che mi aveva detto prenditi un anno sabbatico, vieni qua, ti pago come consulente, intanto tieni il posto lì, se le cose vanno bene poi si vedrà. Quindi un primo cambiamento in realtà e mi è stato preparato. La cosa Ok. interessante è che a un certo punto lui è stato licenziato, per varie ragioni, e quindi il progetto è morto. E quello che mi è rimasto dentro è stata la voglia di prendermi quel tempo. Quindi ho avuto una spintina, non ho dovuto buttare giù la porta proprio da solo a testate. Ho fatto l'ultimo miglio, C'è stato un diciamo, no? Ma si era aiuto. configurata un po' questa cosa. Sì, che poi forse tutti ce li abbiamo queste spintine, si tratta a volte solo di coglierle. Cogliere le occasioni che sono lì, però a volte se siamo molto occupati non ce ne accorgiamo. Sai cos'è? È cogliere delle sensazioni che hai. Se
sensazioni sottili, no? Quando ti passa per la testa questo pensiero che pensi che sia quasi illegale, perché non siamo addestrati alla libertà, né formati alla libertà, fin dall'inizio, no? Da quando siamo piccoli. Io non sono un complottista, semplicemente funziona così, non è che c'è qualcuno che vuole addestrarti alla non libertà, però nel sistema in cui viviamo va in quella direzione lì, no? E se vieni addestrato ad adattarti ai bisogni del mondo di base, questa è la mia esperienza. E quindi quando ti passa lì per lì e passa a tutti, ma e se io mi liberassi di questa cosa, se io mi autorizzassi ad avere tempo e basta, senza nessun progetto, no? Perché poi di solito si pensa al cambiamento, ma deve esserci sempre già l'altra sponda in vista, no? E invece il vero cambiamento è quando decidi che non vuoi più quella sponda in cui stai vivendo e cominci a navigare, dove non si sa, lo capirai. E Certo. a questa cosa non siamo assolutamente preparati. Che secondo me è il nuovo modo di vivere, non solo a livello individuale, ma anche organizzativo. La crisi ti obbliga anche un po' a questo, no? Un sacco di gente purtroppo si è trovata a doversi reinventare per forza, no? E quindi il tema è intercettare quei pensieri ribelli da pirati, come scrivo nel libro, del dire lo faccio. Cioè, come sarebbe se io vivessi una giornata facendo solo quello che mi dà gioia? Le prove Ecco, quando. generali della tua vita, insomma. Esatto, esattamente. È un pensiero così, è un pensiero un pochino ribelle, no? Se poi tu lo nutri, perché molto spesso lo fai fuori subito, perché sai che ti creerà un sacco di casini e un sacco di difficoltà, lo sai già prima, no? E quindi lo sopprimi immediatamente con mille ottime ragioni razionali. Se invece sopravvive, è un po' come l'edera rampicante, no? Che comincia con le radicine a insinuarsi in diversi chakra tuoi. Finché non diventa una pianta. Certo, tra l'altro nel libro c'è una metafora che ritorna più volte e che io ho amato tantissimo. Per me, io se dovessi condensare in una parola il tuo libro, userei elastico. E c'è un punto in cui per la prima volta nel libro porti questa metafora. E posso leggere una parte, la parte, tra l'altro coincide con la fine di un digiuno. Classico digiuno. Per cui sì, ho fatto 3 settimane di digiuno, nel senso che mangiavo solo prima dell'alba e dopo il tramonto, con la conseguenza che mi abbuffavo come un cammello al mattino presto e come un lupo mannaro la notte. Oggi l'ho finito. E ho anche detto stop ai miei 20 giorni di complicazioni mentali, disagio, astinenza d'ufficio, sindrome da senso di colpa dell'impiegato, nevrosi da iperattivo, delirium tremens, l'assenza di entrate economiche. Fermare le macchine è difficile, difficilissimo. È la misura di quanto siamo stati ben ammaestrati al culto della produttività e del prodotto interno lordo che deve crescere all'infinito. E uscire da questa logica, secondo la quale l'essere umano non è altro che uno strumento, è come rompere un elastico. All'inizio tenderlo è poco faticoso, ma è proprio poco prima che si spezzi che oppone il massimo della resistenza. Ecco perché un sacco di gente arriva molto vicino a ricostruirsi una vita a propria misura per poi mollare all'ultimo miglio. Eh sì, è proprio quello che ho vissuto anch'io. Grazie di aver riletto. Sì, ce ne parli? Sì, è esattamente quello che ho vissuto io. Senza anticipare finali o passaggi del libro, però ho vissuto diciamo, il tirare questo elastico fin quasi alla fine. Ho vissuto il ritornare all'inizio perché mi ha tirato dentro e ho vissuto poi la rottura dell'elastico. Ed è proprio vero, cioè sei a un millimetro dal rompere l'elastico e cominciare a vivere come vuoi tu, con tutte le, diciamo, le difficoltà o le avventure che devi vivere, che peraltro ci sono comunque anche in una vita più standard o in una carriera professionale un po', diciamo, configurata in maniera un po' più consueta. Ecco, è quell'istante della rottura il vero passaggio, il vero viaggio, la soglia sta lì. Però è proprio vero che ci si fa spaventare dal fatto che diventa troppo duro, ma basterebbe un centimetro, mettere il piede un centimetro oltre e ti stacchi, si spezza. Allora, è una frattura, no? Per cui la soglia è sofferenza e di lì non se ne esce. Però
però è una sofferenza estremamente utile perché ti fa evolvere ai 1000 all'ora dopo, però è una sofferenza ed è, credo, una delle ragioni per cui in tanti non vogliono passarci o Certo. hanno il desiderio di fare un cambiamento, ma poi ci si ferma proprio prima che l'elastico si spezzi davvero. Prima è un po' un gioco, soprattutto l'anno sabbatico, perché mi ricordo questo aneddoto che non ho inserito, ma ai tempi stavo praticando il buddismo giapponese. E andai a prendere, si dice, guida da un vecchio saggio nella sede dove si andava a praticare, eccetera, di riferimento qua a Milano. E lui mi disse: "Guarda, mi sembra un bel progetto, non ti posso dire se farlo o meno. L'unica cosa che ti dico è: se vuoi imparare a nuotare, non buttarti in mare con troppi salvagenti." In effetti, l'anno di aspettativa, anche se non retribuito, è un bellissimo salvagente. Quindi quello che io ho vissuto è. Diciamo così, è un cambiamento, però hai un po' le chiappe al caldo, diciamo così, hai la possibilità di tornare e questo è difficilissimo da gestire. Il vero cambiamento che ho vissuto comunque, anche questo, è quando tu ti bruci i ponti alle spalle, ma te li bruci, gli dai fuoco col napalm, lì inizia la parte più bella. Lì è veramente avventuroso, ma lì la vita comincia ad avere. È piena di spezie, molto gustosa, molto gustosa. C'è un altro punto del tuo libro in cui, grazie all'incontro con un maestro curioso, un paguro in spiaggia, racconti anche come, parte di questi ponti da bruciarsi alle spalle, oltre ad essere, diciamo, materiali, quindi appigli come per esempio la certezza poi di poter tornare indietro, sono anche dei ponti mentali. E infatti c'è proprio il punto in cui il paguro ti parla, il guru, paguro, Il paguro. il paguro, e ti dice esattamente questo. E quindi rileggo dal tuo libro, senti, bello, mi fa, secondo me è presto per tornare a casa a lavorare, sei ancora troppo legato agli schemi mentali di prima. Se non li fai fuori, a che ti serve tutto sto casino che hai piantato per l'anno sabbatico? Devi andare oltre, devi rompere l'elastico, non allentarlo e basta, perché altrimenti quello ti riporta indietro che non te ne accorgi nemmeno. Devi esercitare il coraggio di uccidere i tuoi vecchi pensieri. Se stai cercando la tua strada, devi cambiare il modo di pensare e di vedere. E questa cosa che mi ricordi, questo passaggio che mi ricordi, mi riporta al tema dell'identità e proprio dell'uccisione benevola, no? Che ha un senso, no? Della morte di quei pensieri limitanti che ti portano a credere, ad essere convinto che la tua identità abbia a che vedere con ciò che fai. Sì. E questo è assolutamente falso, cioè quello che facciamo fa parte della nostra storia, della nostra biografia, ma il problema è che se tu confondi gli ambienti che ti ospitano per un certo periodo, le attività che ci fai dentro con quello che tu sei, è difficile staccarsi da qualunque cosa. Il paguro, io poi dico anche al paguro, per te è semplice perché tu la casa ce l'hai dietro e non ti sentirai senza radici da nessuna parte, ti fermi, ti fai dentro, bravo te, io non ce l'ho sta casa sulle spalle, no? Ma a quei tempi non ce l'avevo perché la mia identità, per esempio, era fortemente identificata con il mio biglietto da visita. E rinunciare a quello, stare troppo lontano da quello, stare troppo lontano anche diciamo così, dal software collegato col biglietto da visita, dal processo quotidiano, dall'abitudinarietà, effettivamente mi faceva sperimentare quella che i tibetani chiamano questo senso di vuoto, che loro chiamano vacuità, cioè non è proprio vuoto vuoto, però perdi l'equilibrio. E questo è un altro passaggio che è doloroso. Devi perdere l'equilibrio. Cioè, se tu non perdi l'equilibrio, non saprai mai chi sei. Veramente. Proiettare nel futuro quello che sai di te del passato, ma in ogni secondo, passato e passato, tu puoi ridefinire completamente il tuo codice sorgente, no? Ce lo puoi riscrivere completamente. E riscrivendolo che scopri non chi sei, ma fin dove sei, mi verrebbe da dire. Cioè, fin dov'è Francesca? Fin dov'è l'essere di Enrico? Si può spingere lontanissimo. Come dire, siamo abituati a considerare la nostra identità l'equivalente di un punto su un foglio bianco, ma forse siamo un'area, forse siamo anche il foglio bianco.
Quindi quel viaggio, quel passare la soglia, è liberarsi proprio da questa visione così limitata della vita, di quello che siamo. Quindi ecco, un altro tema è, per riuscire a viaggiare libero, devi modificare, spostare il senso della tua identità da ciò che vedi della tua vita, ciò che ti circonda, a quello che tu sei dentro. E queste sono sensazioni, non sono cose che fai. L'identità, nella mia esperienza, l'identità mia viene fuori dal cosa mi piace o non mi piace, cosa è adatto a me e cosa non è adatto a me, le sensazioni che sento, ciò che mi dà piacere e ciò che non mi dà piacere, ciò che mi dà gioia. Quindi ti rivedi in questo, ma non è tanto quello che fai, le responsabilità che hai, tanto ruolo sociale, che ovviamente da noi è molto importante, e anche tante cose belle, voglio dire, no? La carriera ti dà un sacco di cose, non sto negando ovviamente. Metto critico diciamo, lo scambiare quello che fai con quello che sei. Questo mi permetto di criticarlo, perché ti limita veramente il tuo viaggio nella vita, il tuo viaggio di vita. Certo. Se ripensi adesso a quell'anno, so che ci sono stati tantissimi incontri che tu hai fatto e tantissime conversazioni e dialoghi, però adesso così, il primo che ti viene in mente, non dico il più importante perché probabilmente ce ne sono tanti, però quello che in questo momento ricordi come essere stato significativo. Guarda, mi vengono i brividi perché forse il più significativo è quello che sembra più insignificante. Cioè, succede il giorno in cui io saluto tutti i colleghi, esco dall'agenzia, esco dall'ufficio, mi cammino verso casa e iniziava il sabbatico. E incontro in zona Piazza Gramsci qua a Milano una signora che si capiva, insomma, non ci stava tanto dentro con la testa, ma gentile, che mi ferma e mi dice: senti, se io ti regalo questo yo-yo, mi fa vedere uno yo-yo, mi dai un biglietto dell'autobus? E io non ce l'avevo sto biglietto dell'autobus. No, io ho detto: guardi, signora, mi spiace, non ce l'ho questo biglietto per l'autobus. E vado avanti. Dopo mesi, forse dopo, quasi verso la fine dell'anno, capisco la stranissima casualità di questo incontro. Cioè, il giocare è importantissimo per ritrovarsi. Cioè, il giocare, lo yo-yo, forse era, non lo so, forse era un aiutino che qualcuno mi voleva far arrivare, no? Poi sono un romantico, mi piace vederla così. Però il giocare è una strategia fondamentale, cioè il lasciarsi andare al gioco, giocare con questo tempo che tu ti prendi in un anno sabbatico, ma giocare, cioè prendere anche meno sul serio i tuoi ruoli e la tua vita. Giocarci, cioè il gioco toglie un po' di importanza, che fa molto bene perché, diciamo così, svela i pensieri falsi, svela la falsità del tuo modo di autovederti, e nel gioco è la libertà per sperimentare. Quindi quella trottola forse avrebbe dovuto diventare forse il logo di questo libro, ma mi torna in mente adesso mentre facciamo questa chiacchierata. Però devo dirti che fra tutti gli incontri interessanti, credo che questo sia quello più importante perché c'era una verità dentro. Devi cominciare a giocare, a prenderti meno sul serio e lì acquisti molta più libertà decisionale. Certo, un po' come dire, nel momento in cui vuoi aprirti a qualcosa che sia veramente nuovo, tu dici è anche importante uscire dagli schemi dei ruoli vecchi. Quindi, se ti vivi l'anno sabbatico con la stessa, non solo mentalità, ma proprio punto di vista che avevi prima, quindi magari inizi, per esempio, ci sono dei punti del tuo libro in cui tu lo racconti, ti rendi conto che stai continuando a pianificare, stai continuando a gestire il tuo nuovo tempo con le stesse regole del vecchio. E questo è in realtà un meccanismo che a un certo punto tu lo racconti bene e vai in crisi. Assolutamente, e aggiungo un altro concetto, cioè l'unica bussola che hai quando tu vuoi cambiare è la gioia, è l'unico nord che esiste, è l'unica stella polare. Il gioco ti fa prendere dimestichezza con la gioia, tu non ti metti a fare un gioco se quel gioco non ti piace, ed è seguendo questo proprio filo rosso della gioia che tu conosci veramente te stesso. Per rimbalzo, no? Guarda, è come il radar, come l'ecoscandaglio, è proprio così. Però è chiaro che se noi facciamo delle vite sempre uguali, sempre lì, che hanno un futuro sempre prevedibile, tu stai scandagliando sempre lo stesso pezzo di fondo oceanico, e quel pezzo ti dirà: sì, va bene che tu stai lì, ma dove vuoi andare? Devi stare lì. E invece devi esplorare, devi giocare con la tua trottola, scandagliare dappertutto e vedere un sacco di fondi oceanici diversi.
E la gioia credo sia la tua stella polare, per me lo è stata. E la fiducia è il tuo salvagente, il tuo canotto di salvataggio. Tantissima fiducia. Ma la fiducia ti nasce man mano che tu senti gioia nel come vivi la tua semplice quotidianità. Perché poi il cambiamento per me non è stato andare a vivere in Australia, aprire il Chiringuito su una spiaggia caraibica. Io a Milano sto ancora oggi. Certo. Vivo molto diversamente però. Per me è un cambiamento epocale, no? Stando comunque a Milano, per esempio. Per cui è man mano che tu ti nutri di nuova gioia perché stai sentendo che sei autorizzato, è anche giusto che tu scelga di vivere come vuoi, no? Anche sollevandosi dai tuoi sensi di colpa o meno, dalle non autorizzazioni o dalle etichette che ti stringono in un ruolo che non è completamente, non è abbastanza te, e man mano che fai questo prendi fiducia, perché se una cosa senti che ti fa gioia, tu senti anche che non può essere sbagliato, che c'hai il diritto per nascita di vivere come desideri vivere, no? E quindi pian piano la gioia, no, fa cadere quell'armatura, mette in crina tutte le convinzioni che voglio portarti indietro e indebolisce un po' questo elastico. Infatti, sai quando Certo. diventano duri perché li hai lasciati nel cassetto qualche anno e quelli si spezzano subito, no? Si irrigidiscono. Senti Enrico, in questo racconto che mischia in modo molto armonioso ironia con profondità, a me che è arrivato, come dire, molto chiaramente questo percorso di avvicinarsi passo dopo passo ad ascoltare una parte di te che ti parlava e che non era la mente di Enrico, ma era un'altra parte di te. E Sì. nel libro, circa a metà, racconti, dedichi un capitolo all'incontro con quella che tu chiami la vocina che viene da dentro, che però non è quella che viene da dentro della testa, a cui dai il nome di Daimon, che in realtà appunto non sei tu ad averlo inventato, però per molte persone non sanno forse cosa sia il daimon, Sì. quindi se hai voglia di raccontarci Volentieri. Il qualcosa. daimon è un'allegoria, è una figura retorica di cui ha parlato Hillman, illustrissimo scrittore, che ha scritto un tomo alto così, proprio sul tema del ritrovare se stessi. Tra l'altro questo libro mi fu tra l'altro regalato casualmente da un'amica prima che io iniziassi dal mio sabbatico ed è stata la mia prima lettura durante il primo pezzo di viaggio. E quello che sostiene Hillman, il libro si chiama Il codice dell'anima, è che in qualche modo quando veniamo giù, diciamo che recupera un antico mito greco, per cui quando vieni su questa terra scegli determinate cose, scegli di metterti in determinate condizioni e il tuo scopo è ricordarti chi sei veramente. Però siccome il giochino funziona così, prima devi perdere la memoria, quindi quando arrivi qua non hai più la memoria di tutte queste pensate che hai fatto prima, ti viene dato almeno un aiutino dal pubblico, no? Che è il daimon, cioè quella vocina di te che c'è, te la lasciano, e che è quella che ti inziga ogni tanto e ti punzecchia e ti viene a ricordare chi sei tu veramente. È un po', no? Sono i pensieri ribelli, no? È il piccolo pirata, quello che dice adesso basta, mollo tutto e vado via perché sono stufo, no? È quella vocina lì. E in effetti mi sono divertito un sacco a scrivere questi dialoghi, che erano esattamente i dialoghi che avevo dentro. Una parte di me diceva: no, parto e vado fino in Cambogia, e l'altra diceva: no, ascolta, hai solo più 8 mesi, 7 mesi, 6 mesi, torna perché devi inventarti il tuo nuovo lavoro. Quindi pianificava, no? Cercava delle rassicurazioni. Quindi il daimon è una parte spesso più piccolina, no? Un nostro io bambino più piccolino, ma in questo suo essere comportarsi da bambino rappresenta un sé estremamente più ampio di quello cosciente, estremamente più ampio. C'è moltissima saggezza nel modo di vivere dei bambini, Certo. un'enorme saggezza, c'è una connessione più vicina al da dove veniamo, no? Questa spontaneità stupenda nei bambini. E questa spontaneità è quella che ti serve per trovare proprio la tua via. Poi noi dobbiamo prenderci sul serio, il mondo dice: no, no, lavoro è una roba seria, la vita è una roba seria, lo è, devi comportarti da serio, no? E quindi perdi il contatto con questa parte di te. E quindi il passaggio, la soglia,
risiede secondo me nell'integrazione di queste due parti di noi, un sé piccolino e un sé più grande. Ne parla anche Igor Sibaldi, che è un altro che scrive, un altro autore che scrive tanto di questo, no? Dice c'è un sé più grande, no? Che è nascosto e un io più piccolino, molto legato alle nostre dinamiche egoiche, che ti tiene agganciato dove sei, non vuole che tu cambi, perché lui perde le certezze, quindi col cavolo che ti fa fare un cambiamento. Se qualcuno adesso si sta chiedendo, ok, mi hai convinto, però questo Daimon, come faccio a iniziare a sentirlo, ascoltarlo? Stando zitto tu. No, è vero, stando molto più zitto tu, cioè stando, cioè il tema è la mente, no? E qui i tibetani ci sanno veramente fare. Iniziare con qualunque pratica di mindfulness, no? Che oggi, di cui oggi sento tanto parlare, o cominciando ad accorgersi di quando la tua mente parte e va col timone automatico, per esempio quando pianifichi. Quando ti fai la lista delle ragioni per cui una cosa tu non la puoi fare o non la dovresti fare, ma quella è una parte di te che non va massacrata. Ok, la ascolti, però la metti da parte un attimo e vedi. Se io mi stacco mentalmente da questo vociferare mentale, che altro c'è dentro di me? Il primo passo è creare questo spazio. Qualunque pratica di presenza, per esempio meditativa, ti insegna come prima cosa a osservare i pensieri che ti passano in testa. Se tu una cosa la puoi osservare, vuol dire che tu non sei quella cosa lì, perché c'è l'osservatore che c'è l'osservato. Quindi nasce questa dualità che crea un grande spazio. In quello spazio c'è molto da discutere e quello spazio comincia a mettere in crisi un sacco di sensazioni di come siamo fatti. Non siamo i nostri pensieri, non siamo i nostri pensieri, c'è molto altro. Quindi c'è un noi che si esprime con il bla 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 e c'è un noi molto più raffinato, molto più esteso, che va al di là dei confini del nostro corpo, che si esprime attraverso sensazioni sottili, sapori, intuizioni, intuizioni. Quando tu taciti un pochettino le voci mentali, tu accedi allo spazio intuitivo, cioè alla creatività. Quindi il tema è accorgersi che c'è lui, ma che potrebbe esserci un altro. Da lì poi fa tutto il daimon. Era tutto lui. Ma hai parlato adesso del mettere in crisi. A proposito di crisi, come mai credi che in questo momento, forse più che in altri, o comunque ugualmente, le persone sentano così tanto questa spinta e pressione ad uscire da dei ruoli che hanno vissuto per tanti anni? Adesso io penso, per esempio, a storie simili alle tue, quindi persone che stanno in contesti aziendali che si sentono un po' forse soffocare, non so se è la parola giusta, però vanno in crisi e quindi cercano un qualche cosa, magari lo cercano fuori, anche se non è detto che sia quella la soluzione. Tu che con le aziende hai lavorato tantissimo da dentro e adesso continui a lavorarci da fuori come counselor e come consulente, che idea ti sei fatto? Che pensiero hai? Allora, ci sono diversi elementi. Allora, c'è un elemento, vabbè, di base che non dipende dal tema lavorativo, che è l'età. Più vai avanti, più una certa maturità in te nasce automaticamente, anche se tu non fai niente. Anche solo cominciare ad essere un po' più vicini diciamo, al dopo, che più vicini al prima. Dentro genera un'evoluzione e alcune sensazioni, una voglia di qualità della vita, una voglia di avere tempo di qualità, una ridefinizione delle proprie priorità avviene naturalmente. In realtà quello che è successo in questi anni, io poi nel mio libro veramente è dedicato molto, come ho scritto, ai 40-50 anni, no? E poi i giovanissimi pensano, secondo me, in maniera già diversa, però parlo proprio della mia generazione, è che la crisi ha dato una mano. Ti faccio un esempio. Io ho lavorato comunque tantissimo, ho fatto un sacco di sacrifici per il lavoro e fino a un certo momento valeva veramente la candela, perché i luoghi lavorativi erano luoghi in cui sentivi che c'erano dei valori, si investiva sulle persone, c'era veramente l'amore per la qualità del tuo lavoro, ok? Cioè, è come se fosse stato un periodo in cui
L'obiettivo era la qualità del lavoro e poi ovviamente questa doveva generare profitto se non stai in piedi. E crescevi anche bene, quindi c'era anche un ritorno del tuo investimento nel lavoro. Poi la crisi, insomma, ciò che attiene ai movimenti macro a livello economico ma anche sociale, ha fatto sì che tutto si fermasse. Quindi oggi nelle aziende c'è una classe di mezzo, le prime linee spesso, o i quadri, che sono schiacciati, nel senso che sopra di loro c'è una generazione di manager super pagati, che stanno benissimo dove sono, ok? Sotto però c'è una marea di soldati che sono anche dirigenti, che in realtà guadagnano estremamente meno, ma non è solo una questione di soldi, anche perché se vivi a Milano di denaro ne hai bisogno, ok? Se hai famiglia di denaro ne hai bisogno, ma che sono frustrati perché sentono che in realtà non c'è più un ricambio generazionale con dei tempi umani, per cui loro staranno sempre dove sono, non si cresce più, non riesci neanche a spostarti in maniera tanto pari, il mercato del lavoro è diventato rigidissimo. Quindi è come dire, ti rendi conto che stai facendo magari una vita di merda, perché lavori veramente 12 ore al giorno, hai un work-life balance che fa schifo, quindi un equilibrio vita lavorativa privata che non riesci ad avere. E ti cominci a chiederti: ma perché? Cioè, vale veramente la pena? E senti che la vita sta passando. In più, ecco, devo dirti, per esempio, posso raccontare ciò che ho visto, però il mondo delle agenzie di pubblicità è un mondo che ormai è completamente posseduto da agenzie, da holding finanziarie, e questo ha cambiato completamente la cultura che c'è dentro quei luoghi di lavoro. E oggi si lavora per la bottom line, punto e basta. E questa cosa entra anche nella grammatica aziendale, questa cosa si dice. E l'uomo ha bisogno di sogni, anche il professionista ha bisogno di sogni. Cioè, in azienda, se non hai un sogno, non hai la motivazione per andare a lavorare. Il denaro è un fattore non demotivante, ma non è mai stato un fattore veramente motivante. Quindi mancano gli stimoli, manca il senso del proprio lavoro. Ciò che ferisce molto è essere costretti a ridurre la qualità del lavoro perché non c'è più il tempo e non ci sono le condizioni per produrre qualità. Non te le dà l'azionista e non te le dà il mercato queste possibilità. E la cosa purtroppo che accade è che tutti ci si sintonizza sulla mediocrità, sia il fornitore, il consulente, ma anche il cliente. Quante volte abbiamo prodotto campagne che non avevano veramente nessuna nobiltà qualitativa, ma al cliente andava bene così, perché era anche lui, povero Cristo, nello stesso ciclo della mediocrità. E questo, una volta che tu ti sganci, ovviamente poi io ho vissuto a Milano, che è un certo modo di vivere, ok? Quando ti sganci da queste, quando capisci che il mondo non funziona più perché non vedi i tuoi figli, perché i tuoi figli sono nevrastenici, perché devi mandarli dallo psicologo, perché non riesci più ad avere un rapporto con tua moglie umano con un tempo di qualità, non riesci più ad annoiarti, non riesci a esserci per i tuoi figli quando ne hanno bisogno e non solo quando tu vuoi, cioè il sabato e la domenica, rimetti tutto in discussione. Quindi in realtà Certo. la crisi è un dono da un certo punto di vista. È quel famoso aiutino. Ecco il famoso aiutino, un sacco di gente sta dicendo: ragazzi, il gioco non vale più la candela. Ciao. Che poi forse appunto a proposito di crisi e di aiutino, adesso stiamo parlando delle storie magari di persone che stanno cercando fuori, però forse anche la crisi un aiutino per le aziende stesse come opportunità per ripensarsi. E mi sfuggiva un punto che alla fine forse è quello centrale per me, il cinismo. Che circola sovrano nelle organizzazioni, che è un modo che tu usi per sopravvivere, cioè non ci credi più, sai che stai presentando un progetto che fa schifo, un progetto che non rende merito al perché tu hai iniziato a fare quel lavoro e ci scherzi sopra, questo è il cinismo, ma dentro soffri. E questo cinismo deriva anche dal fatto che c'è ormai una retorica imperante nell'organizzazione, una retorica falsa. È quella cosa per cui se il tuo capo la dice che non, tutti dicono sì, no, certo, assolutamente, e alla macchina del caffè vai giù pesante su questa cosa che hai appena ascoltato. C'è questa dicotomia, no? Dover essere una faccia in certe situazioni e te stesso in altre, è durissima. Sì. Il tema è che non si dice più nulla di vero. Non, il giorno, ecco, tutto rifiorisce, lo vedo quando si riesce a fare un lavoro del genere, quando puoi dire: ragazzi, questo lavoro è un lavoro di merda. Stiamo lavorando in un modo che non ha niente a che vedere con il rispetto fra le persone. Non siamo risorse umane, no? Siamo il fine ultimo di qualunque cosa, no?
Quindi l'uomo, voglio dire, poi c'è adesso oggi, c'è anche molto la retorica della persona al centro, ma sono, diciamo, molto spesso dei contentini che dai per fare in modo che la gente continui a pedalare, ma in realtà le persone non sono al centro c'è il profitto. Certo. E non sono io il primo, perché ormai sono anni che se ne discute di questo, devi rimettere le cose al giusto posto. Se metti al centro la persona sul serio, l'azienda ricomincia a girare. Ci vuole tempo, questo è il problema. Gli azionisti chiedono ai poveri cristi di amministratori delegati di fare risultati per ieri. Quindi Sì. sei in un meccanismo della non verità che uccide l'essere umano, gli uccide l'anima. Questo è quello che ho visto io. Ci vorrebbe insomma un anno sabbatico anche per le aziende. Sì, forse fatto in azienda, costruendo magari uno spazio in cui si possono dire le cose come sono, perché è uno spazio protetto, protetto. E ti dico, è incredibile vedere come le persone si riuniscono quando si può tirar fuori il non dicibile, il non detto, lo si può depositare lì al centro, in un ambiente molto protetto, con grande discrezione, e dire, eh sì, anch'io soffro perché non trovo più un senso in quello che faccio. Eh sì, pure io. E magari te lo dice anche l'amministratore delegato. Quindi ecco, la condivisione della vulnerabilità del lavoratore medio ridà una forza enorme ai gruppi di persone, però la cultura ancora molto diffusa è non si può dare a vedere che si è vulnerabili. E da questa menzogna ne nascono altre centinaia che scavano le fondamenta delle organizzazioni. Però ci stanno arrivando, sono molto ottimista. Beh, quindi insomma, verità come punto di partenza per ricostruire dei paradigmi nuovi, quello che. Sì, essere sinceri con, guarda, alla fine il mio anno sabbatico è stato questo, no? La ricerca di un momento di verità. Vivere come vuoi vivere è un momento di verità, no? Mi autorizzo a dire, ok, questa è la mia verità. Non mi va bene questo, voglio provare a vivere in un modo diverso. E probabilmente è vero, forse anche nelle organizzazioni si potrebbe ripartire da qui. Ultima domanda, Enrico, tre parole che useresti come parole chiave per raccontare il tuo anno sabbatico, questa esperienza che è contenuta nel libro, vista da oggi? Ah, vista da oggi. Vista da oggi. Beh, lotta. Una parola è lotta, perché è stata una continua lotta fra me e il Daimon. Ci siamo veramente massacrati. Lotta, lotta, cioè correre verso la libertà, ma con la mano destra che tira il freno. Un'altra parola è stata è stupore, perché comunque è stata un'esperienza che mi ha consentito di stupirmi di ciò che comprendevo, degli incontri che ho fatto, dei fondali che ho incontrato, quindi stupore, cioè ecco, fare qualcosa che riesce a stupirti. E la terza parola è sì, elastico, perché ha avuto un ruolo molto importante, no? Quindi, la paura, ecco, no, la terza parola è la paura, la paura. La paura è un compagno proprio quotidiano, quando cerchi di produrre un cambiamento, di veramente di vivere il tuo cambiamento, metti in conto che la tua paura sarà un tuo compagno. Però è interessante perché se la accetti, capisci che insomma, poi alla fine, come qualcun altro ha scritto, coraggio è andare avanti con la paura, non aver Certo. paura, no? Quindi sì, direi queste tre. Beh, poi molto spesso le paure, quando le diventiamo bravi ad ascoltarle, diventano anche dei grandissimi alleati. Assolutamente, assolutamente sì. È sempre il riconoscere e integrare, no? Dire, grazie paura, comunque sei utile, mi sei servita, però magari non comandi tu. Comandiamo Certo. insieme, no? Bene, Enrico, abbiamo raccontato tantissime cose. Non abbiamo ancora detto qual è il titolo del libro, quindi pr dai, prima di chiudere questo lo diciamo. Via Il da titolo è Matrix. Via da Matrix, esatto. Matrix è un film che mi è piaciuto tantissimo. Nel mondo c'è una community di adoratori di Matrix solo dell'episodio 1. E, sì, l'ho intitolato così perché in qualche modo questa Matrix, come ce l'hanno raccontata i fratelli, registi, a livello metaforico c'è. Siamo noi. Siamo noi, siamo noi. È la miglior metafora che ho mai trovato di quella dell'esperienza che ho vissuto. Del sabbatico e soprattutto di ciò che è successo poi dopo, che nel libro c'è.
Sì. Quindi Via da Matrix è questo libro in cui Enrico racconta la sua storia di questo anno sabbatico vissuto fuori dall'azienda, fuori da delle dinamiche oltre quella aziendale di una vita che non sentivi più tua. E io è un libro che ho amato tantissimo da quando l'ho letto. E la cosa che davvero mi è piaciuta tanto e mi continua a piacere moltissimo è il fatto che questo racconto, come ho già detto prima, sappia conciliare benissimo una dimensione molto ironica e leggera con una dimensione di profondità, che credo sia la chiave, una delle chiavi giuste per usare bene un tempo come quello dell'anno sabbatico in cui si vuole riscoprirsi. Ringrazio. Quindi se qualcuno è interessato al libro, poi qui sotto troverete il link al libro, in versione Kindle potete anche scaricare un estratto per leggere qualche cosa. E beh, io Enrico spero di risentirti presto sul tema, magari sarà questo libro, magari su qualche cosa di nuovo. Grazie. Grazie mille, A a presto. presto.